Il TG più Sindaco, buonasera e ben ritrovati. Questa sera alla mia destra non il sindaco di Como Mario Landricina, assente giustificato, ma l'assessore Vincenzo Bella. Buonasera. Buonasera, buonasera a lei, buonasera ai telespettatori. Che rappresenta ovviamente la giunta, certo, di Como, anzi questa molto. Sera secondo me avrà di che rispondere ai cittadini, perché spesso le telefonate che arrivano al sindaco hanno a che fare con le sue deleghe. Riguardano le mie deleghe, quindi sono qui in prima persona a rispondere questa chiamato sera. In causa. Chiamato in causa direttamente, pronto a dare le risposte di tutto quello che è possibile rispondere immediatamente e poi riportare eventualmente la prossima trasmissione quello che oggi non se, riusciremo. Secondo me il sindaco poi le cede volentieri il posto se capisce che lei riesce che a gestire in modo esatto, ed è oggetto poi delle segnalazioni. Diciamo che appunto è importante prenderne carico e trasferirle perché vengano risolti i problemi. Ecco, questo perché diciamo tante segnalazioni le riguardano, perché lei ha come delega tra le deleghe trasporti e mobilità, edilizia pubblica, lavori pubblici, quindi anche se poi non è tecnicamente lavori pubblici, però di quello si occupa, e quindi sono tematiche che toccano da vicino la vita di tutti i cittadini. Tutti i giorni. Tra poco apriremo le linee 031 33 00655, vedete già in sovraimpressione, ma le linee sono ancora chiuse, anche la linea WhatsApp è già disponibile, perché vogliamo iniziare con due risposte, assessore, su due questioni molto calde. L'attraversamento pedonale di Via Masia, oggetto purtroppo anche ieri di un nuovo investimento grave, sì. È un attraversamento pericoloso, e poi il viadotto delle Abatoie. Partiamo da Via Masia. Sì, Via Masia. Intanto vorrei rassicurare che certamente il pedone che è stato investito non è grave, per fortuna, nel senso che è stato dimesso già, quindi non ha subito gravi conseguenze. Esatto. Però questo non toglie nulla alla importanza del problema. Anche in questo caso si è trattato purtroppo di un abbagliamento di un automobilista che tra l'altro non aveva neanche superato i limiti di velocità, procedeva a una velocità, come dire, normale. Chiaramente il problema esiste, la soluzione definitiva è data dall'intervento di riqualifica con l'inserimento della pista ciclabile lungo il Viale Masia in collegamento da Piazzale Puecher fino alla stazione di San Giovanni, e in quel punto prevede una modifica, come dire, sostanziale con una deflessione del tracciato della strada. E quindi questo è quello che verrà fatto. Tra l'altro il progetto è stato già messo in gara, la scadenza delle offerte è indicata nel 5 di febbraio, da lì a seguire mi aspetto che i lavori possano iniziare entro la primavera, entro aprile. Chiaramente i lavori in questo tratto però faremo degli interventi. Allora, anzitutto c'è la presenza della pattuglia della polizia locale che presidia nelle ore di maggiore, diciamo, pericolo, che sono quelle tra le 9:30, 10 e le 11:30, e poi stiamo valutando con gli uffici un intervento, come dire, infrastrutturale, anche se minimo, per cercare di provocare una deflessione del traffico, del movimento del traffico diretto verso il Viale Innocenzo, una piccola chicane, sì, che però sia calibrata in modo opportuno da riuscire a rallentare ulteriormente il passaggio senza però bloccare il traffico, perché purtroppo ci sono queste due, cioè facendolo continuamente scorrere anche a velocità bassa. Gli uffici devono darmi risposta a brevissimo per applicarla naturalmente nel giro di qualche giorno, sulla fattibilità di questa soluzione, fattibilità tecnica concreta, dopodiché verrà applicata, perché verrà realizzata in maniera provvisionale senza dover neanche spendere una quantità di denaro importante. Viadotto delle Abatoie, problematica, sì, che avete dovuto affrontare subito, i primi giorni dall'insediamento, a che punto siamo? Stiamo proseguendo con le attività che avevamo programmato. È in corso la selezione dei professionisti che si dovranno occupare della progettazione degli interventi di riqualifica e rimessa in adeguamento strutturale. Contiamo, diciamo, di sviluppare tutta la progettazione e quindi avere il progetto pronto per poterlo appaltare entro la fine dell'estate. Chiaramente ci sono anche delle procedure di approvazione interna, di conferenza servizi, di verifica che dovremo fare. Cercheremo di accelerare e restringere questi tempi il più possibile in maniera tale da poter partire con i lavori entro l'autunno, direi, con l'appalto delle opere, quindi l'inizio dei lavori, che dureranno indicativamente alcuni mesi. Aspetto che i progettisti si mettano al lavoro per poter, diciamo, conclusione 2019 possiamo. Direi che conclusione sarà la 2019, e teniamo conto che l'intervento che faremo servirà anche a riqualificare dal punto di vista sismico la struttura.
Nel frattempo il viadotto sta svolgendo il suo servizio, almeno per i veicoli leggeri, mi rendo conto che tenete monitorati evidentemente. Teniamo monitorata la situazione, la struttura è tenuta sotto controllo con dei monitoraggi in continuo. Allora, pochi secondi e apriamo le linee. Le lascio il tempo per rispondere ad alcune segnalazioni arrivate nelle scorse puntate. La settimana scorsa il sindaco aveva raccolto alcune richieste, ho riportato le risposte che è possibile dare. Per esempio il tombino rumoroso che era segnalato in via Partigiani nella zona di Cade Industria, in realtà sì, più che un tombino è una griglia di raccolta delle acque, è stata data già a disposizione, e in via Brambilla è stata data già a disposizione all'impresa di intervenire per sistemarlo. Diciamo che queste segnalazioni servono anche per risolvere piccoli problemi dai quali magari da soli non riusciremo ad accorgerci. Via Magenta, strada e marciapiede dissestati, anche qui è in fase di gara l'affidamento dei lavori per il rifacimento dei marciapiedi in via Magenta, del tratto di via Magenta. I tratti saranno interessati da via Giulio Cesare, via Anzani lato sinistro, e da via Anzani via Viganò entrambi i lati. Poi abbiamo i temi che riguardano via Brogeda, la zona di Ponte Chiasso. Naturalmente noi rispondiamo fino al confine della proprietà comunale, dopodiché da un certo punto in avanti, perché c'è il cartello che segnala, poi è competenza non è di più altri competenza vostra. Non è più competenza del comune. Il tema della segnaletica e delle strisce pedonali da ripassare nella zona via Manzoni, via Fiammenghini, piazza Matteotti. Ecco qua lo interrompo perché proprio su questo sulla tematica, diciamo, delle strisce che scompaiono, che si deteriorano, c'è arrivato un messaggio, uno dei tanti, che chiedeva conto appunto di come mai accade questo. Il transito veicolare è continuo, infatti si consumano esattamente quelle maggiormente interessate dal traffico. Chiaramente bisogna anche verificare che le quantità di vernice posate siano rispondenti alle norme di capitolato. Questa è una cosa che continuerò a sollecitare, gli uffici ne abbiamo già parlato, loro già lo fanno, faremo in modo che venga fatta nella maniera più puntuale possibile. Comunque, a proposito di quegli interventi di segnaletica, verranno rifatti entro la primavera, perché stiamo appaltando i lavori di segnaletica generali su tutta la città, e quindi questi saranno uno dei le prime zone sulle quali interverremo, chiaramente considerando che la zona è interessata dal traffico turistico e quindi vogliamo essere pronti, diciamo, per l'estate e anche prima. Poi il tema della raccolta delle acque piovane nella zona di Como Nord, via Moretti, via Comerio. Queste strade, via Moretti e Morazzoni, sono dotate di tombinature per la raccolta delle acque meteoriche, mentre via Comerio, che è una strada vicinale, quindi privata servita a uso pubblico, risulta già servita da una tombinatura nel tratto di derivazione da via Riviera. Questo giusto per rispondere a ciò che i cittadini hanno segnalato. Certo. Allora, tanti messaggi arrivati. Apriamo in questo momento le linee. 031-3300-655 per collegarvi in diretta con l'assessore Bella. Abbiamo già la prima telefonata. Pronto, buonasera. Giusto pochi secondi e subito i telefoni squillano. Pronto? Sì. Buonasera, dica pure. Sì, io chiamavo per la situazione di via Zampiero, cioè quella strada che sale, diciamo, dalla via Rienza, che sale verso Ponzate, Camnago Volta, Ponzate, e ci sono dei lavori in corso. Capisco che è una situazione temporanea, però cioè non mettere un senso unico alternato regolato chiaramente da un semaforo mi sembra veramente scandaloso, nel senso che uno che deve andare da Camnago Volta a Ponzate deve fare tutto il giro di Lipomo, eccetera, intasando la strada che è già intasata di senso. Ecco, la sua segnalazione segue anche un'altra segnalazione simile fatta via WhatsApp dalla telespettatrice Graziella, quindi ecco, sentiamo la risposta. Grazie per la segnalazione, buonasera. Sì, guardi, la situazione è ben chiara. I lavori, naturalmente la strada è stretta sul tratto in cui si sta intervenendo, su tutto l'intero tratto in cui si sta intervenendo, ed è stata valutata attentamente. È stata fatta una scelta anzitutto per quello che riguarda il flusso principale di traffico, si è deciso, dovendo scegliere un senso unico. Aspetta che rispondiamo, poi concludiamo. Prego. Intanto chiedo. Pronto, buonasera. Pronto? Pronto? Sì, resti un secondo in linea, sentiamo la fine della risposta, poi siamo subito da lei, resti in linea. Dicevo, è stato scelto il flusso di traffico che meglio potesse servire il movimento del traffico, abbiamo pensato di facilitare l'accesso alla città. Comunque, pur non di meno, viste le segnalazioni che ci sono state, domani
i tecnici del comune, il direttore lavori accompagnato dalla polizia urbana, andranno a verificare se è possibile materialmente poter garantire il transito a senso unico alternato regolato da semaforo, anche se abbiamo forti dubbi, perché essendo la strada stretta il rischio è che formandosi le file da una parte all'altra poi non si riesca a scorrere, quindi si blocchi e si crea un collo di bottiglia. Comunque rassicuro la cittadinanza che stiamo verificando, anche perché non abbiamo interesse a creare un problema, li vogliamo risolvere, però lo dobbiamo fare in maniera tale che possa funzionare per tutti, fattibile, ecco. Torniamo dal telespettatore in linea, ci sente? Sì, la sento. Buonasera. Buonasera, dica pure. Buonasera. Io volevo fare una segnalazione che avevo fatto un po' di tempo fa qua nella via Sant'Antonino Albate, qui di Albate, dove c'è l'esilo nido. Dove c'è, scusi? Dove c'è l'esilo, qui dove c'è l'esilo in via, sì, Sant'Antonino, okay, Albate. Abbiamo capito. Avevo fatto una segnalazione che c'è qui una buca da un po' che è enorme. Cioè, se si entra dentro si può anche rompere la macchina. Ma è sulla sede stradale o sul marciapiede? Sulla sede stradale? No, è proprio dentro nel parcheggio dove ci sono parcheggiate le macchine, sì, sulla, chiaro, strada. Chiaro. Segnalazione raccolta, grazie mille, buonasera. Vedo che sta già prendendo nota, quindi esatto. Prendo appunti per queste, perché chiaramente su queste la risposta, come dire, ovviamente deve essere, esatto, interverrete. La risposta che interverremo, mi sembra. Allora, andiamo a leggere a campione qualche messaggio. Non riusciamo, troppe telefonate questa sera. Come le avevo anticipato, le sue deleghe sono oggetto di tante... di grande interesse. Esattamente. Pronto? Pronto? Buonasera. Sì, buonasera, dica pure. Sì, buonasera. Posso parlare? È già in diretta, dica. Sì, buonasera, signora. Buonasera. Buonasera, mi chiamo Federica e vi chiamo da Città Murata. Ecco, sì. Io volevo segnalarvi questo problema. Siccome sono una mamma di due bambini e in città diciamo che è l'unico posto dove si può portare i bambini a giocare piuttosto che andare con i pattini, così, rimane la Piazza Martinelli. Ultimamente, anzi più che ultimamente, anche da qualche anno questa parte, è diventato praticamente un posto dove si ritrovano soltanto gli immigrati, mangiano a mezzogiorno, diciamo, in maniera poco decorosa, secondo me fanno anche delle cose non particolarmente legali. Quindi lei dice una situazione di degrado e di frequentazioni ambigue, mettiamola così. Sì, assolutamente sì, essendo comunque un posto in città murata mi piacerebbe vedere un po' più di controllo, ecco, da parte della polizia locale piuttosto che da enti preposti a questo servizio. Signora, raccogliamo la segnalazione. La raccogliamo. Signora, grazie mille. Garantisco grazie che voi, trasferirò la segnalazione al sindaco e al comandante della polizia urbana. Per, chiaro, non sono le sue deleghe dirette, non però sono le mie deleghe dirette, però le riporterò, diciamo, ai tavoli dove devono essere. Allora, si chiedevano ancora dei lumi sulla futura stazione di Albate Camerlata, ancora alcune interventi, sì, sulle stazioni. Rispondiamo su tra poco. Camerlata, sì. Alla risposta, sì, pronta, direi di, dire. Sì, direi di sì. Sentiamo prima la telefonata, sentiamo poi andiamo la telefonata, poi do una risposta su Albate Camerlata. Pronto, buonasera. Buonasera a voi. Io buonasera, signora. Io ho una segnalazione da fare. Sì. Allora, dalla piazza Cavour raggiungere il lungo lago per una persona che è in carrozzina è un'impresa di quelle megagalattiche. Quindi barriere architettoniche, lei dice? Barriere. Sì, sono le barriere architettoniche impensabili, perché non si riesce con le ruote della carrozzina a salire sul lungo lago. Non si può fare in modo che uno dei passaggi pedonali, o ad est o ad ovest, sia utilizzabile. Sentiamo la risposta, mi sembra una segnalazione molto puntuale e molto, sì, sensata. Sentiamo la risposta, guardi, grazie signora, buonasera. Certamente sì, è possibile. Tra l'altro volevo evidenziare che abbiamo costituito un gruppo di lavoro proprio perché deve essere formato il piano per l'eliminazione delle barriere architettoniche sia sulle strade che nei fabbricati pubblici. Scusi, che ancora il comune andiamo a rispondere, sì, poi certo, usiamo sempre questa tecnica così pronto, buonasera, stai in linea, sentiamo la risposta. Quindi il comune non aveva ancora questo piano,
Abbiamo dato indicazione ai dirigenti e al segretario di predisporre questo piano in maniera tale da individuare esattamente tutte le problematiche, come risolverle in maniera strutturale, in maniera definitiva. Chiaramente tra queste ci sono anche tanti problemi sui marciapiedi, però questa segnalazione credo che possa essere anticipata rispetto a un intervento complessivo. Potrà essere, credo, anche se il tratto del marciapiede del Lungo Lago dovrà essere poi comunque oggetto di interventi per il completamento delle opere del cantiere, però mi impegno a fare in modo che si modifichi opportunamente quel punto. Intanto si moltiplicano le segnalazioni via WhatsApp, non possiamo ovviamente leggerle tutte, ne leggeremo qualcuna, poi gliele giriamo volentieri, certo. Quindi rassicuro anche che chi non viene letto in diretta poi verrà comunque letto dall'assessore Albate, l'assessore Bella. Abbiamo una risposta in sospeso sulla stazione Albate, prima però c'è una telefonata, poi arriviamo. Pronto, buonasera. Buonasera, sono Salvatore, che chiamo da Piazza San Rocco, via Regina. Sì. Io l'anno scorso l'ho chiamato al sindaco uscente, che c'era da fare delle strisce lì sulla via Regina che va dove c'è la LD di una parte all'altra, perché uno che va da San Rocco andare al cimitero deve attraversare dall'altra parte perché non ci sono le strisce. Ha detto che le facevano, però non l'ha mai fatto. Quindi strisce pedonali su via Regina, questa è la segnalazione, la richiesta, diciamo, che arriva. Va bene. Sì, la prima. La seconda, sì, doveva detto che si impegniamo per vedere qui a campo dei grandi che poteva fare qualcosa, perché non si può più sopportare, noi siamo proprio qua. Quindi una difficile convivenza col campo migranti. È la terza, che noi conviviamo ancora in mezzo alla polvere. Io ho chiamato all'ARPA, mi ha detto che bisogna chiamare al sindaco per venire a fare il controllo a quel magazzino Edere che scaricano i rifiuti inerti. Sì, ricordo la segnalazione, evidentemente bisogna anche capire se l'area è pubblica o privata. Grazie, buonasera. Perché l'ARPA mi ha detto che bisogna chiamare il sindaco. L'ARPA ha detto che bisogna chiamare il sindaco perché è un'area pubblica o perché se ne occupa il sindaco, è un po' differente. No, comunque zona è Piazza San Rocco, mi ricordo un deposito di inerti sul quale evidentemente vuole una verifica. Grazie mille, buonasera. Edile. Abbiamo capito, grazie, buonasera. Allora, dobbiamo lasciare evidentemente spazio a tutti. Le diamo un minuto, sappiamo che i tempi sono sincopati, però per rispondere sulla stazione di Albate Camerlata. Stazione di Albate Camerlata è in corso di completamento il progetto definitivo e poi esecutivo per completare le opere relative alla viabilità di accesso e al parcheggi per l'accessibilità della nuova stazione di Albate. Quindi sulla quale dovremmo, però Albate Camerlata. Sta andando a braccio, quindi ci sta. Sì, sono certo. Quindi appunto un intervento per la realizzazione di un parcheggio, di interscambio e di collegamento, in maniera tale da poter consentire l'utilizzo della spostata stazione che le RFI stanno programmando. E quindi poi agevolare i pendolari. Sono le opere finanziate dalla Regione. E noi interveniamo appunto con il progetto che eseguiremo con fondi regionali. Le opere stanno andando avanti, contiamo entro quest'anno di aprire il cantiere. Chiaro. Così come quindi così programmi. Come i pendolari poi I richiedono. Pendolari aspettano perché esattamente quel parcheggio utilizzato in corrispondenza anche al collegamento anche col Tilo potrà essere diventa veramente un nodo di interscambio. Un nodo di interscambio importante, certamente. Altre segnalazioni che le giro appunto così random perché sono veramente tante. Emanuela, via Teresa Ciceri, buche, buio e parcheggi selvaggi. Questa è una delle tante. Poi via Zampiero, taglio di piante, l'autostrada, semaforo è stato messo senza... Andiamo a vedere cosa dice esattamente la segnalazione. Nel frattempo abbiamo un telespettatore che ci chiama via WhatsApp. Non fatelo, perché altrimenti dobbiamo bloccarvi. Mandateci solo esclusivamente messaggi. Ancora, una segnalazione di Elisa sul mercato. Chiede se il Comune abbia pensato di portare i camion dei polli staccati dalle bancarelle degli abiti... di separare, diciamo, la parte alimentare dalla parte abbigliamento. Non alimentare. Esattamente. Ma questa è una segnalazione che riporterò al collega Butti che segue il commercio, ma può essere esaminata, credo che sia un tema
Poi merita che merita attenzione. Ancora abbiamo parlato prima di barriere architettoniche, viene aggiunto che c'è carenza di posteggi per disabili nella zona del Duomo, quindi nella zona centrale della città di Como. Abbiamo riaperto in questo momento le linee 031 330 655 per chiamarci in diretta, così come ha appena fatto questo telespettatore. Andiamo a salutare. Pronto, buonasera. Buonasera. Buonasera, buonasera. Dica pure. Ascolti solo il telefono e non la TV, ah, sennò il segnale arriva in ritardo. Quindi sì, va bene, allora, solo il telefono, parlare. Dica pure. Sì, volevo praticamente fare una breve riflessione con l'assessore. Sì, praticamente io abito qui nella zona via Montelungo, notiamo che negli ultimi tempi c'è stata un'intensificazione del traffico e anche un peggioramento, diciamo così, della qualità dell'aria. No, siccome abbiamo anche dei figli, così le condizioni, diciamo così, della salute non è che siano proprio ottimali, volevo sapere se l'amministrazione comunale sta in qualche modo intervenendo per migliorare la qualità dell'aria, per fare qualche intervento per diminuire un po' il traffico, per moderare il traffico. Grazie, ringrazio l'assessore. Grazie a lei, buonasera. Grazie a lei. Beh, naturalmente la moderazione del traffico è un elemento importante, però chiaramente va, come dire, considerata insieme alle caratteristiche che ha la città. L'obiettivo a medio termine è sicuramente quello di cercare di spostare il più possibile mobilità su mezzi diversi da quelli dell'auto privata. Però questo necessita una serie di azioni di infrastrutturali che richiedono del tempo, nel medio termine sicuramente. Nell'immediato stiamo cercando, con una revisione del piano della mobilità, di razionalizzare gli itinerari in maniera tale da evitare che si formino questi blocchi della circolazione, in maniera tale da far fluidificare il traffico il più possibile ed evitare il problema che è maggiormente sentito, che è quello appunto della congestione e quindi del fenomeno di inquinamento. Ecco, a tal proposito segnalo anche ciò che ci scrive Franco. Dice: il passaggio a livello di via Scalabrini penalizza la viabilità bloccando anche per 15 minuti la circolazione, strade limitrofe intasate, sì, per un treno che magari proviene da Como città, quindi si ferma a Camerlata. Ecco, questo è uno dei problemi, visto che parlavamo di fluidità del traffico. È certamente un problema che va affrontato insieme alle Ferrovie Nord, perché sono loro che gestiscono i tempi e i modi del passaggio a livello, però certamente merita attenzione. Allora, tante segnalazioni ancora, intanto cerco di raccogliere, sì, quelle più significative, le altre comunque le verranno girate. Apriamo le linee giusto per l'ultima telefonata, abbiamo ancora pochi minuti, quindi una telefonata e un paio di messaggi. Andiamo a prendere la telefonata. Pronto, buonasera. Volevo parlare anch'io con l'assessore. È già, sì, in diretta, buonasera, dica pure. Buonasera. Sì, buonasera. Senta, noi abbiamo mandato l'anno scorso tramite l'amministratore del... Pronto? Sì, sì, ascolti solo il telefono. Ok. Non la TV, solo il telefono in questo momento. Sì, ok. Allora, volevo dire che io l'anno scorso, tramite il nostro amministratore di condominio, noi abitiamo in via Viganò, vicino alla caserma De Cristofoli, dove c'è un complesso scolastico. Ecco, noi abbiamo acquistato la casa qui, è un nuovo condominio di 7 piani, e abbiamo praticamente un marciapiede, un senso unico, un marciapiede molto stretto, e non ci sono i dissuasori della sosta. Qui durante la scuola e anche posteggiano tutte le macchine, prima o poi capiterà qualche incidente, perché i bambini attraversano per andare a prendere la macchina posteggiata. Noi abbiamo chiesto al comune se potevano mettere 3 o 4 dissuasori, perché noi abbiamo l'ingresso sia pedonale che delle macchine, e quando la gente posteggia non si vede assolutamente niente. In più lasciano le macchine sempre accese aspettando i bambini. Quindi sosta selvaggia e anche incivile per certi versi. Signora, grazie, sentiamo la risposta. Signora, buonasera. Guardi, mi impegno a verificare con gli uffici di questa segnalazione. Credo che la posa di dissuasori, a meno che non impedisca il transito sul marciapiede, però è una cosa da esaminare, far esaminare gli uffici. Mi impegno comunque a passare questa segnalazione agli uffici perché risolvano in ogni caso il problema segnalato. Allora, alcune criticità ancora segnalate. Innanzitutto uno spunto che ci teniamo a raccogliere perché è un po' fuori dal coro. Si parla di Viale Masia, attraversamento, lo ricordiamo,
pericoloso perché gli automobilisti vengono abbagliati dal sole nella tarda mattinata. Sì, sì. E questo telespettatore dice: mi chiedo se non sia anche il caso limitare la sacralità delle strisce pedonali, nel senso di invitare i pedoni a non dare l'assalto alle strisce, ma soffermandosi, accertandosi di essere stati visti dagli automobilisti e attraversare in sicurezza. Questo, questo è una raccomandazione di buon senso. D'altronde bisogna rispettarsi, credo, reciprocamente. Da una parte dobbiamo avere gli automobilisti che, quando si muovono in città, devono rispettare i limiti di velocità ed avere attenzione per i pedoni che potrebbero essere distratti, o degli altri automobilisti che potrebbero essere anche loro distratti, e non credo che sia condannabile il fatto di distrarsi un attimo. Quindi prestare reciprocamente attenzione agli automobilisti ed i pedoni. Probabilmente eviteremmo anche tante arrabbiature, se non gli incidenti, se non come cose accade, più gravi, assolutamente. Leggo una segnalazione rapida sul passaggio a livello di via Scalabrini. Sì. Per la svolta destra da via Primo Maggio, Mattia scrive: è una manovra molto pericolosa per chi arriva dall'altro senso. Sì. Ogni tanto si vede qualche pattuglia che è vietata, però qualcuno lo fa abusivamente, certamente, violando la regola. Sì, perché invita molto, nel senso che fa risparmiare del tempo. Quindi, certamente, io purtroppo la quantità di pattuglia, la quantità di agenti di polizia disponibili, se ci sono già, e sono da, come dire, da ringraziare, perché svolgono un lavoro egregio e sono sempre attenti ai problemi che vengono loro rappresentati, però non sono in numero infinito, quindi anche loro hanno dei turni, dei tempi, degli orari di lavoro. La coperta è corta. Purtroppo la coperta è corta. Stiamo cercando con gli assessori, l'assessore al personale e il sindaco, di trovare delle soluzioni alternative in maniera tale da sgravare la parte del loro lavoro e poterli fare concentrare sulle situazioni più pericolose. E siamo in chiusura, anzi la regia mi ha già dato il cartello fine, ma io le rubo ancora 30 secondi per due tematiche. Una segnalazione: la criticità dell'incrocio tra via Gramsci e via Roosevelt, quindi di fronte alla questura. Per intenderci, un semaforo che magari non tutti riescono, un incrocio che non tutti non riescono a interpretare. Lì l'intervento è certamente quello da risolvere con... bisogna rivederlo quell'incrocio. E le progettazioni ne sono state fatte, bisogna completarle e portarle avanti contestualmente alla riappropriazione degli spazi della Ticosa per dei parcheggi. Ed è in questo contesto che verrà ripensato sicuramente. Sì. Intanto il telespettatore che segnalava la svolta a destra via Primo Maggio segnalava consigliava una telecamera, diciamo, di quelle che filmano le manovre pericolose. Certo, anche questo fa parte dei programmi di ammodernamento dei servizi di controllo del traffico e della sicurezza della città più complessivamente. Restiamo invece, per concludere, in zona Ticosa, per parlare dello snodo di Piazza San Rocco, la famosa rotonda. Di Piazza San Rocco. La rotonda di Piazza San Rocco, stiamo predisponendo una fattibilità provvisoria, nel senso che faremo un periodo di sperimentazione proprio con la rotatoria. Io ho chiesto agli uffici di fare un progetto, come dire, provvisorio per poter fare un periodo di sperimentazione e vedere sul campo come funziona la rotonda, perché non tutti i pareri sono unanimi sulla efficacia di una rotonda in quel punto. Però io, che sono certamente, mi piego alla forza dei numeri quando questi sono evidenti, voglio anche vedere però il funzionamento sul campo di questa rotonda, di testarla sul campo. Assessore, io la ringrazio per essere stato con noi. Io che ringrazio lei e ringrazio i cittadini. E quindi io sono convinto che dopo questa sera, visto il numero di segnalazioni, magari ogni tanto il sindaco le lascerà supplenza del posto titolare. Volentieri per quello. Tornerà a trovarci. Grazie, buon lavoro e buona serata. Buonasera, grazie. Grazie ovviamente a tutti voi che ci avete seguito. E TG Più Sindaco torna settimana prossima, sempre martedì alle 20.